che si occupa dei bambini che nascono con una grave malformazione, la spina bifida, cioè un centro altamente specializzato per la cura e il trattamento di questa grave patologia, quindi un momento privato di visita del Santo Padre, di contatto con i ricoverati, con i piccoli ricoverati e le loro famiglie nei reparti, e poi un secondo momento nella hall del Policlinico, un secondo momento pubblico con lo scambio dei doni, lo scambio dei saluti, il breve discorso del Santo Padre e la consegna appunto di un dono a ciascuno dei bambini e delle bambine presenti. Quindi questo è quanto avvenuto ieri, appunto alla vigilia di questa festa della Epifania, per cercare di significare in maniera evidente, in maniera intensa, quanto con la nascita di Gesù questo sia un tempo in cui l'annuncio del Vangelo diventa veramente il centro della storia, un annuncio del passato che però diventa attuale, si rinnova in questo momento dell'anno liturgico e deve diventare guida per la condotta dei credenti. Dirà infatti l'antifona di comunione tra poco: noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti con doni per adorare il Signore. Ed è quanto fanno i fedeli in tutto il mondo in questo momento, in questo momento liturgico dell'Epifania, venendo a raccogliersi attorno alla mensa eucaristica e portando nei loro cuori attese, speranze, desideri. Intanto ecco la processione che fa il suo ingresso qui in Basilica per questa solenne Santa Messa celebrata dal Santo Padre Benedetto XVI nella solennità dell'Epifania del Signore. Il suono delle trombe precede l'antifona d'ingresso. Grazie.
Stiamo ascoltando l'antifona d'ingresso. È venuto il Signore nostro Re, nelle sue mani è il regno, la potenza e la gloria. Ai lati dell'altare i due cardinali concelebranti, il cardinale Ravasi, che abbiamo visto inquadrato poco fa, qualche istante fa, il secondo cardinale concelebrante è il cardinale Brandmüller. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam. Thank you.
gloria in excelsis Deo. Thank you.
odierna Dione cenitum tuum, centibus te la duce revelasti, concede propitius, ut quiam te ex fidi coniovimus, usque ad contemplandam speciem tua celsitudinis perducamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum videt regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Siamo al momento della liturgia della parola. La prima lettura dal libro del profeta Isaia verrà proclamata in inglese. A reading from the book of the prophet Isaiah. Rise up in splendor, Jerusalem. Your light has come. The glory of the Lord shines upon. Alzati, rivestiti di luce, Gerusalemme. Perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano. Le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Verbum Domini. Il Salmo responsoriale dal Salmo 71, ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Terra.
di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo osservano tutte le genti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito, che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, a essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Thank you.
vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Cum natus esset Iesus in Bethlehem Iudae, in diebus Herodis regis, ecce magi abiente. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Ubi Christus nasceretur. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. Dice infatti il profeta: tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle principali città di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. E cum in veneritis renunziatemi ut et ego veniens adorem eum. Qui cum audissent regge. Udito il re, i magi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Aurum et tus et mirram. Et responso accetto in sonnis, ne redirent ad Erodem, per aliam via reversi sum, in regionem suam. Verbum Domini. Amen.
Ora, dopo che il Santo Padre ha dato la benedizione col libro dei Vangeli, il diacono lo sta portando sul tronetto e porrà, infatti, vediamo dalle immagini, che pone il libro sul tronetto accanto all'immagine di Gesù bambino, e qui il libro dei Vangeli rimarrà fino al termine della celebrazione di oggi. No veritis, fratres carissimi. Ora abbiamo l'annunzio del giorno della Pasqua. Sappiate, fratelli carissimi, che con il favore della misericordia di Dio, come ci siamo rallegrati per la nascita del nostro Signore Gesù Cristo, così vi annunciamo la gioia della resurrezione dello stesso nostro Salvatore. Audium vobis annunciamus. Die non amarci erit dies cinerum. Il 9 marzo sarà il giorno delle ceneri, inizio del digiuno della Santa Quaresima. Il 24 aprile celebreremo con gioia la Santa Pasqua del nostro Signore Gesù Cristo. Cum gaudio celebrabitis. Die secunda iuni erit ascensio. Il 2 giugno, l'ascensione del Signore. Il 12 giugno, la solennità di Pentecoste. Il 23 giugno, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Die vicesima settima novembris, domenica prima. Il 27 novembre sarà la prima domenica dell'Avvento del Signore nostro Gesù Cristo. A Lui sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Questo dunque l'annuncio del diacono. Sappiamo e possiamo aggiungere che per quanto riguarda le festività italiane, la solennità dell'Ascensione si celebra domenica 5 giugno, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo domenica 26 giugno, mentre per il calendario liturgico l'Ascensione è il 2 giugno e il Corpo e Sangue di Cristo il 23 giugno. Prepariamoci ora per ascoltare l'omelia del Santo Padre Benedetto XVI. Cari fratelli e sorelle, nella solennità dell'Epifania la Chiesa continua a contemplare e a celebrare il mistero della nascita di Gesù Salvatore. In particolare la ricorrenza odierna sottolinea la destinazione e il significato universale di questa nascita. Facendosi uomo nel grembo di Maria, il Figlio di Dio è venuto non solo per il popolo di Israele, rappresentato dai pastori di Betlemme, ma anche per l'intera umanità, rappresentata dai magi.
ed è proprio sui marci, sul loro cammino alla ricerca del Messia, che la Chiesa ci invita oggi a meditare e a pregare. Nel Vangelo abbiamo ascoltato che essi, giunti a Gerusalemme dall'Oriente, domandano: dove è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Che genere di persone erano e che specie di quella, di stella era quella? Essi erano probabilmente dei sapienti che scrutavano il cielo, ma non per cercare di leggere negli astri il futuro, eventualmente per ricavarne un guadagno. Erano piuttosto uomini in ricerca di qualcosa di più, in ricerca della vera luce che sia in grado di indicare la strada da percorrere nella vita. Erano persone certe che nella creazione esiste quella che potremmo definire la firma di Dio, una firma che l'uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare. Forse il modo per conoscere meglio questi magi è cogliere il loro desiderio di lasciarsi guidare dai segni di Dio e soffermarci a considerare ciò che si trovano nel loro cammino nella grande città di Gerusalemme. Anzitutto incontrarono il re Erode. Certamente egli era interessato al bambino di cui parlavano i magi, non però allo scopo di adorarlo, come vuole far intendere mentendo, ma per sopprimerlo. Erode è un uomo di potere che nell'altro riesce a vedere solo un rivale da combattere. In fondo, se riflettiamo bene, anche Dio gli sembra un rivale, anzi un rivale particolarmente pericoloso, che vorrebbe privare gli uomini del loro spazio vitale, della loro autonomia, del loro potere. Un rivale che indica la strada da percorrere nella vita e impedisce così di fare tutto ciò che si vuole. Erode ascolta dai suoi esperti delle Sacre Scritture le parole del profeta Michea, ma il suo unico pensiero è il trono. Allora Dio stesso deve essere offuscato e le persone devono ridursi ad essere semplici pedine da muovere nella grande scacchiera del potere. Erode è un personaggio che non ci è simpatico e che istintivamente giudichiamo in modo negativo per la sua brutalità. Ma dovremmo chiederci, forse c'è qualcosa di Erode anche in noi? Forse anche noi a volte vediamo Dio come una sorta di rivale? Forse anche noi siamo ciechi davanti ai suoi segni, sordi alle sue parole, perché pensiamo che ponga limiti alla nostra vita e non ci permetta di disporre dell'esistenza nostra a nostro piacimento? Cari fratelli e sorelle, quando vediamo Dio in questo modo, finiamo per sentirci insoddisfatti e scontenti, perché non ci lasciamo guidare da colui che sta a fondamento di tutte le cose. Dobbiamo togliere dalla nostra mente e dal nostro cuore l'idea della rivalità, l'idea che dare spazio a Dio sia un limite per noi stessi. Dobbiamo aprirci alla certezza che Dio è l'amore onnipotente che non toglie nulla, non minaccia, anzi, è l'unico capace di offrirci la possibilità di vivere in pienezza, di provare la vera gioia. I magi poi incontrano gli studiosi, i teologi, gli esperti che sanno tutto sulle Sacre Scritture, che ne conoscono le possibili interpretazioni, che sono capaci di citarne a memoria ogni passo
e che quindi sono un prezioso aiuto per chi vuole percorrere la via di Dio. Ma, afferma Sant'Agostino, essi amano essere guide per gli altri, indicano la strada, ma non camminano, rimangono immobili. Per loro le scritture diventano una specie di atlante da leggere con curiosità, un insieme di parole e di concetti da esaminare e su cui discutere dottamente. Ma nuovamente possiamo domandarci, non c'è anche in noi la tentazione di ritenere le Sacre Scritture questo tesoro ricchissimo e vitale per la fede della Chiesa, più come un oggetto per lo studio e la discussione degli specialisti che come il libro che ci indica la via per giungere alla vita. Penso che, come ho indicato nell'esortazione apostolica Verbum Domini, dovrebbe nascere sempre di nuovo in noi la disposizione profonda a vedere la parola della Bibbia letta nella tradizione viva della Chiesa come la verità che ci dice che cosa è l'uomo e come può realizzarsi pienamente la verità che è la via da percorrere quotidianamente insieme agli altri se vogliamo costruire la nostra esistenza sulla roccia e non sulla sabbia. E veniamo così alla stella. Che tipo di stella era quella che i magi hanno visto e seguito? Lungo i secoli questa domanda è stata oggetto di discussione tra gli astronomi. Kepler, ad esempio, riteneva che si trattasse di una nova o una supernova, cioè di una di quelle stelle che normalmente emanano una luce debole, ma che possono avere improvvisamente una violenta espressione interna che produce una luce eccezionale. Certo, cose interessanti, ma che non ci guidano a ciò che è essenziale per capire quella stella. Dobbiamo riandare al fatto che quegli uomini cercavano le tracce di Dio, cercavano di leggere la sua firma nella creazione. Sapevano che i cieli narrano la gloria di Dio. Erano certi cioè che Dio può essere intravisto nel creato. Ma da uomini saggi sapevano pure che non è con un telescopio qualsiasi, ma con gli occhi profondi della ragione alla ricerca del senso ultimo della realtà e con il desiderio di Dio mosso dalla fede che è possibile incontrarlo. Anzi, si rende possibile che Dio si avvicini a noi. L'universo non è il risultato del caso, come alcuni vogliono farci credere. Contemplandolo siamo invitati a leggervi qualcosa di profondo. La sapienza del Creatore, l'inesauribile fantasia di Dio, il suo infinito amore per noi. Non dovremmo lasciarci limitare la mente da teorie che arrivano sempre solo fino a un certo punto e che, se guardiamo bene, non sono affatto in concorrenza con la fede, ma non riescono a spiegare il senso ultimo della realtà. Nella bellezza del mondo, nel suo mistero, nella sua grandezza e nella sua razionalità, non possiamo non leggere la razionalità eterna e non possiamo fare a meno di farci guidare da essa fino all'unico Dio, creatore del cielo e della terra. Se avremo questo sguardo, vedremo che colui che ha creato il mondo e colui che è nato in una grotta a Betlemme e continua ad abitare in mezzo a noi nell'Eucaristia sono lo stesso Dio vivente
che ci interpella, ci ama, vuole condurci alla vita eterna. Erode, gli esperti della scrittura, la stella. Ma seguiamo il cammino dei magi che giungono a Gerusalemme. Sopra la grande città la stella sparisce, non si vede più. Che cosa significa? Anche in questo caso dobbiamo leggere il segno in profondità. Per quegli uomini era logico cercare il nuovo re nel palazzo reale, dove si trovavano i saggi consiglieri di corte. Ma probabilmente con loro stupore dovettero constatare che quel neonato non si trovava nei luoghi del potere e della cultura, anche se in quei luoghi venivano offerte loro preziose informazioni su di lui. Si resero conto invece che a volte il potere, anche quello della conoscenza, sbarra la strada all'incontro con quel bambino. La stella li guidò allora a Betlemme, una piccola città, li guidò tra i poveri, tra gli umili, per trovare il re del mondo. I criteri di Dio sono differenti da quelli degli uomini. Dio non si manifesta nella potenza di questo mondo, ma nell'umiltà del suo amore, quell'amore che chiede alla nostra libertà di essere accolto per trasformarci e renderci capaci di arrivare a colui che è l'amore. Ma anche per noi le cose non sono poi così diverse da come lo erano per i magi. Se ci venisse chiesto il nostro parere su come Dio avrebbe dovuto salvare il mondo, forse risponderemo che avrebbe dovuto manifestare tutto il suo potere per dare al mondo un sistema economico più giusto, in cui ognuno potesse avere tutto ciò che vuole. In realtà questo sarebbe una sorta di violenza sull'uomo, perché lo priverebbe di elementi fondamentali che lo caratterizzano. Infatti, non sarebbero chiamate in causa né la nostra libertà né il nostro amore. La potenza di Dio si manifesta in modo del tutto differente, a Betlemme, dove incontriamo l'apparente impotenza del suo amore. Ed è là che noi dobbiamo andare, ed è là che ritroviamo la stella di Dio. Così ci appare ben chiaro anche un ultimo elemento importante della vicenda dei magi. Il linguaggio del creato ci permette di percorrere un buon tratto di strada verso Dio, ma non ci dona la luce definitiva. Alla fine, per i magi, è stato indispensabile ascoltare la voce delle sacre scritture. Solo esse potevano indicare loro la via. È la parola di Dio la vera stella che nell'incertezza dei discorsi umani ci offre l'immenso splendore della verità divina. Cari fratelli e sorelle, lasciamoci guidare dalla stella che è la parola di Dio. Seguiamola nella nostra vita, camminando con la Chiesa, dove la parola ha piantato la sua tenda. La nostra strada sarà sempre illuminata da una luce che nessun altro segno può darci, e potremo anche noi diventare stelle per gli altri, riflesso di quella luce che Cristo ha fatto risplendere su di noi. Amen.
pausa di riflessione dopo l'omelia del Santo Padre. Dobbiamo togliere dalla nostra mente l'idea della rivalità, l'idea che dare spazio a Dio sia un limite per noi stessi. Dobbiamo aprirci alla certezza che Dio è l'amore onnipotente, che non toglie nulla, non minaccia, anzi è l'unico capace di offrirci la possibilità di vivere in pienezza, di provare la vera gioia. I criteri di Dio sono differenti da quelli degli uomini. Dio non si manifesta nella potenza di questo mondo, ma nell'umiltà del suo amore, quell'amore che chiede di essere accolto per renderci capaci di arrivare a Cristo. Credo in unum Deum. Thank you.
Fratelli carissimi, ispirati dalla luce del Natale, rivolgiamo la nostra supplica a Dio per i bisogni della Chiesa e del mondo intero, affinché nel meraviglioso mistero dell'Incarnazione tutti possano essere condotti a una nuova e sfolgorante visione della gloria di Dio. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Un breve momento di silenzio per questa preghiera, appunto, per la Chiesa. In lingua swahili, il Signore faccia risplendere nella Chiesa, sacramento universale di salvezza, la luce della fede, della speranza e della carità di Cristo, principio e fine della storia. Na mwisho wa historia. Oremus pro pontifice nostro benedicto. Momento di silenzio anche per questa seconda preghiera del diacono per il nostro Santo Padre. In portoghese, il Signore lo sostenga, il Santo Padre, nell'opera di evangelizzazione e gli doni la consolazione di vedere Cristo conosciuto, accolto e amato fino ai confini della terra. Oremus pro umane vite necessitatibus. Una preghiera per le necessità, per i bisogni della vita umana. Ora in tedesco. Der Herr stütze und stärke. Il Signore sia il conforto di coloro che soffrono nello spirito e nel corpo e muova coloro che governano le nazioni a promuovere una giusta condivisione delle risorse della terra. Pro universo mundo. Una preghiera per il mondo in francese. Que le Seigneur guide le cœur. Il Signore guidi il cuore degli uomini nella ricerca di una pace giusta e vera, perché il progresso autentico dei popoli sia sorgente di speranza per tutti. Oremus pro familia Domini odie hic congregata. Una preghiera per questo popolo di Dio qui riunito. In lingua tamil. Appa tandaye iraiva. Il Signore conceda a quanti adorano il Verbo di Dio fatto carne e che oggi si manifesta nel Salvatore di tutte le genti, di rendergli testimonianza con fedeltà e coraggio. Anevarum piramanica tudanum mane urudiudanum averc ivulahil chachi pagare varamarule ireva ummai mandrarugirum. Eterno Padre, con la manifestazione del tuo Figlio, luce delle genti,
hai disperso le tenebre. Accogli le preghiere che umilmente ti rivolgiamo e guidaci attraverso le vicende della storia fino alla radiosa gioia del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Orate, fratres et mie, ma questum sacrificium acceptabili fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Ecclesiae tue quesumus Domine dona propitius intuire, quibus nonem aurum tus et myrrha profertur, sed quod iste moneribus declaratur, immolatur et sumitur, Iesus Christus qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et vos spiritum tuo. Sursum corda. Alleluia Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, quia ipsum in Christo salutis nostre mysterium, hodiat lumen censium revelasti, ut cum in substantia nostre mortalitatis apparuit, nova nos immortalitatis eius gloria reparasti. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus, sine fine dicentes. Deicido clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tum, Dominum Nostrum, supplicis rogamus ad petimus, ut acceptabas,
et benedicas hec dona, hec munera, hec sancta sacrifici libata, in primis gradibio fermus pro ecclesia tua sancta catholica, quam pacificare, custodire, adonare, et regere dinieris toto orbe terrarum, una cum me indigno famolo tuo, quem ecclesia tue prese voluisti, et omnibus orthodoxis atque cattolici et apostolici fidei cultoribus. Memento Domini famulorum famularum quetuarum, et omnem circumstantium quorum tibi fidis conit est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus velque tibi offerunt hoc sacrificium laudis, pro se suisque omnibus pro redemptionem marum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique retunt vota sua eterna Deo vivo et vero. Communicantes et diem sacratissimum celebrantes, conigenitus tuus in tua tecum gloria coeternus, in veritate carnis nostre visibilita corporalis apparuit, sed in memoria venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrice justum Dei Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, justum Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Adei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quor meritis precipus qui concedas, ut in omnibus protectionis tuum uniamur auxilio. Hanc igit oblationem servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue quesmus, Dominus placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuum iubias Graeci numerari. Quam oblationem tu dies in omnibus quesmus, benedictam ad scriptam aratam, rationabilem acceptabilem que facere dinieris, ut nobis corpus et sanguis fiant, dilectissimi filii tui Domini nostri Iesu Christi, qui pridi et quam pateritur, accipit panem in sanctas ac venerabilis manus suas, et elevatis oculis in celum ad Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, frecit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et hunc preclarum calicem in sanctas ac venerabilis manus suas, item tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipit et bibite ex eo omnes, hic est inim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facit in miam commemorationem. Mysterium fidei. Et memoris Domine nos servitus et epeps tua sancta, iustem Christi filii tui Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus preclare maestate tui de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vita eterni calicem salutis perpetua. Superque propitia ex arena vultoris picere dinieris,
et accepta bene sic et accepta bene dignatus es munera puritius de Abel et sacrificium patriarche nostre Abrahe et quotiubi obtuit summa sacerdotus Melchisedec sanctum sacrificium immaculatum hostiam. Supplicis te rogamus omnipotens Deus, iube hec perfere per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspecto divine maestatis tue, ut quod ex hac altaris participazione, sacro sanctum fili tui corpus et sanguinem sum serimus, omni benedictio in celestia gratia repliamur. Memento etiam Domini famulorum quituarum, qui nos precesserum cum signo fidi et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine Dominibus in Christo qui ascentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut in dulcias te precamur. Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis, de multitudine miserationum tua armus sperantibus, partem aliquam et societatem donare dinieris, cum tuis sanctis apostolis martyribus, cum Ioannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, inter quorum nos consortium non estimato meriti, sed veni quesmus lacitor admitte per Christum Dominum nostrum, per quem ec omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Receptus salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, aperia regnum tuum, fiat nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tu adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidim ecclesiae tue, iamque secundo voluntatem tuam pacificare, et coadunare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum.
offerte vobis pacem. Janus Dei exequitolit peccata mundi, beate quercionam anni vocati sunt. Domine, non sum digno sub intre subtectum mien, se tantum dic verbo, et sanabitur anima mia. Contemplando l'universo, ha detto il Santo Padre in un passaggio della sua omelia, siamo invitati a leggervi qualcosa di profondo, la sapienza del Creatore, l'inesauribile fantasia di Dio, il suo infinito amore per noi. Non lasciamoci limitare la mente da teorie che arrivano sempre solo fino a un certo punto e che, se guardiamo bene, non sono comunque in concorrenza con la fede, ma non riescono a spiegare il senso ultimo della realtà. Nella bellezza del mondo non possiamo non leggere la razionalità eterna e non possiamo fare a meno di farci guidare da questa fino all'unico Dio, creatore del cielo e della terra. Thank you.
continuiamo a seguire con le immagini la distribuzione della comunione da parte del Santo Padre mentre è terminata nel resto della Basilica Vaticana. I criteri di Dio sono differenti da quelli degli uomini, ha detto ancora il Santo Padre in un altro passaggio della sua omelia. Questo Dio che non si manifesta nella potenza di questo mondo, ma nell'umiltà del suo amore, amore che chiede alla nostra libertà di essere accolto per trasformarci e renderci capaci di arrivare a colui che è l'amore. Il linguaggio del creato ci permette di percorrere un buon tratto di strada verso Dio, ma non ci dà la luce definitiva. Alla fine, per i magi, è stato indispensabile ascoltare la voce delle sacre scritture, che solo le scritture potevano indicare loro la via. È la parola di Dio, la vera stella, che nell'incertezza dei discorsi umani ci offre l'immenso splendore della verità divina. Seguiamola, la parola di Dio, seguiamola nella nostra vita, camminando con la Chiesa, dove la parola ha piantato la sua tenda. Allora la nostra strada sarà sempre illuminata da una luce che nessun altro segno può darci. E così potremo anche noi diventare stelle per gli altri, riflesso di quella luce che Cristo ha fatto risplendere su di noi. Questi dunque alcuni passaggi dell'omelia del Santo Padre per questa solennità dell'Epifania. Ecco, Santo Padre sta terminando ora di distribuire la comunione. Riprende il suo posto nella cattedra, sulla cattedra, e ci sarà ora anche una breve pausa di silenzio per la preghiera personale.
Dunque, ora una breve pausa di silenzio per la preghiera personale prima dei riti di conclusione di questa cerimonia per la solennità dell'Epifania qui nella Basilica Vaticana. Abbiamo ascoltato il canto di comunione, Adeste Fideles, i pastori, chiamati dall'alto, dimentichi del gregge, si accostano all'umile giaciglio. Affrettiamoci anche noi con passo festoso. Venite, adoriamo il Signore. Celesti lumine quesmus Domine, semper dubique nos preveni, ut mysterium, cuius nos participes esse voluisti, et puro cernamus intuitu, et digno percipiamus affectu, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Inclinate vos ad benedictionem. Deus, qui vos de tenebris vocavit in admirabile lumen sum, suam vobis benedictione benignus infundat, et corda vestra fides pet caritate stabiliat. Et quia Christum sequimini confidenter, qui hodie mundo apparuit lux relucens in tenebris, facet et vos lucem esse fratribus vestris. Amen. Quatenus peregrinatione per acta, perveniatis ad iunque magis tela previa quesierunt, et gaudium magno lucem de luce Christum Dominum invenerunt. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.